Un saluto ai lettori di Prima Pagina Italiana e a coloro che fino a qualche tempo fa mi seguivano nella rubrica che tenevo sempre sul giornale, questo giornale online, sulla Lega Pro, che è il terzo campionato calcistico nazionale italiano, un tempo denominato Serie C. Il mio oggi non vuole essere il punto su una singola giornata, ma visto che è terminata la stagione regolare, vuole essere un commento, quindi una sorta di bilancio sulla stagione regolare appena ieri terminata, con le promozioni delle prime tre che ricordiamo accedono direttamente ai playoff e poi, analizzando i playoff che rispetto allo scorso anno, come vedremo, sono stati rivoluzionati perché la formula è mutata radicalmente. Passando ad analizzare i singoli gironi, perché dovete sapere che la Lega Pro italiana è composta da tre gironi di 18 squadre, il girone A riservato alle squadre settentrionali, il girone B alle squadre centrali e il girone C alle squadre meridionali hanno visto la vittoria delle prime tre, che sono la Cremonese nel girone A, che ha visto prevalere all'ultima giornata e proprio al photo finish la sua squadra nei confronti dell'Alessandria, la quale Alessandria, pur essendo arrivata a pari punti con la Cremonese, era in svantaggio negli scontri diretti. Quindi promozione diretta della Cremonese e partecipazione dell'Alessandria ai playoff. Per quanto riguarda il girone B è stato vinto, con merito, e oserei dire a mani basse, dalla Venezia, del presidente Tacopina e dell'allenatore Pippo Inzaghi, che ha fatto davvero bene quest'anno dopo la non buona esperienza sulla panchina del Milan. Ricordiamo che il Venezia non solo nel girone B ha vinto il campionato, battendo squadre agguerrite, voglio ricordare prima tra tutti il Parma, e ha vinto soprattutto e anche la Coppa Italia di categoria qualche giorno fa, battendo il Matera di Auteri. Mentre il girone C è stato vinto dalla Foggia, il quale Foggia quest'anno, cambiando panchina e quindi affidandosi a Stroppa dopo l'era De Zerbi, è stata promossa direttamente in Lega Pro dopo aver perso, ricordiamo, lo scontro e la finale dei playoff dello scorso anno con il Pisa di Gattuso, il quale Pisa di Gattuso, come molti sapranno, è ritornato mestamente in Lega Pro anche a seguito di una serie di vicissitudini societarie. Stavamo dicendo precedentemente che i playoff quest'anno sono stati rivoluzionati per renderli più avvincente dal presidente Gravina rieletto proprio quest'anno, e l'anno scorso, se molti ricordano, partecipavano le prime 5 di ogni girone, tolte le prime ovviamente, che accedevano ai playoff. Quest'anno si è inteso allargare la partecipazione a questi playoff alle prime 10, quindi le prime 10 di ogni girone si scontreranno nel primo turno con partita secca di andata il 14 maggio tra di loro. Dopodiché ci sarà un rimescolamento delle carte, quindi con partite di andata e ritorno si incontreranno e si mischieranno le partecipanti a tutti e tre i gironi. Le semifinali e le finali si terranno per la prima volta da quest'anno e per una serie di anni futuri allo stadio Artemio Franchi di Firenze, con partita unica. Stadio Artemio Franchi di Firenze, che è lo stadio della città dove la Lega Pro ha la sua sede. Che cosa dire? Bisogna assolutamente, probabilmente, sposare questa riforma voluta dal presidente Gravina, il quale ha reso avvincenti anche le ultime domeniche di campionato, perché molte, anche
classificandosi negli ultimi posti, hanno voluto dare un senso ad una stagione che altrimenti potrebbe essere stata intesa dai propri tifosi come fallimentare. Un'analisi rapida delle partite: al primo turno abbiamo davvero delle partite interessanti. Abbiamo un Siracusa Casertana, la cui vincente affronterà l'Alessandria, abbiamo Como Piacenza, la cui vincente affronterà il Parma, Gubbio San Benedettese, la cui vincente affronterà il Lecce, Cosenza Paganese, la cui vincente affronterà il Matera, Virtus Francavilla Fondi, la cui vincente affronterà il Livorno, la Gian Erminio Viterbese, la cui vincente affronterà Pordenone Sant'Arcangelo, e Reggiana Ferrar Pisalò, la cui vincente affronterà Juve Stabio Catania, e Arezzo Lucchese, che affronterà il Padova Bassano. Per la verità, bisogna anche fare un ulteriore passaggio sulla riforma di questi campionati che passeranno, la cui proposta è al vaglio del Consiglio federale, per quanto riguarda la riduzione degli over 23 in ogni rosa da 16 a 10, perché i costi di gestione, sostengono molti presidenti, siano alti. Quindi, andando a tagliare gli over 23, si ridurrebbero di tanto i costi. Sotto tanti aspetti non si può non essere d'accordo con questa tesi, anche se dal mio punto di vista, da appassionato della categoria e da appassionato del calcio in generale, soprattutto del calcio italiano, resto perplesso, perché a mio modesto parere si abbasserebbe ancora di più il livello, già non molto alto rispetto agli anni precedenti, a 10-15 anni fa, del calcio italiano, perché, come ricordiamo, la Lega Pro ha sempre sfornato una serie di talenti che hanno calcato i campi della Serie A, e addirittura parecchi sono diventati calciatori da nazionale, diventando anche campioni del mondo. Vabbè, fatta questa parentesi, mi piaceva fare un'analisi più approfondita del terzo girone della Lega Pro, il girone meridionale, quello che ci riguarda più da vicino, non fosse altro per una questione di, appunto, di natura geografica. Stavamo dicendo, e come ho detto precedentemente, il Foggia, dopo la delusione dello scorso anno, si è riorganizzata, è passata da De Zerbi, che ricordiamo ha allenato in Serie A per un breve periodo il Foggia, una delle tante vittime di Zamparini, e poi, come dicevamo precedentemente, il Foggia è passato da De Zerbi a Stroppa, il quale ha saputo trovare l'amalgama giusto, andando a indovinare il capocannoniere del campionato della Lega Pro Gironi C, Mazzeo, il quale è stato uno degli artefici della promozione diretta in Serie B. Il Foggia ha vinto e ha superato squadre attrezzate e ben organizzate come il Lecce, come il Matera, che dicevamo precedentemente ha perso la finale di Coppa Italia di categoria con il Venezia, la Juve Stabia e altre società importanti. Quindi merito e applauso al Foggia. Per quanto riguarda una questione, se non fosse altro che una questione di campanile, un'analisi, pochi minuti, li dedicherei anche alla Casertana, di cui resto e rimango uno dei tifosi più accesi e più accaniti. La Casertana quest'anno, dal punto di vista calcistico, posso tranquillamente, senza ombra di smentita, dire di aver fatto un autentico miracolo, perché con le traversie e le vicissitudini societarie a cui è andato incontro dallo scorso anno, con l'uscita di scena di Lombardi, il quale per 3 anni, 4 anni ci aveva portato dai dilettanti a partecipare ai playoff dello scorso anno, poteva avere una serie di ripercussioni dal punto di vista calcistico e dal punto di vista proprio della sopravvivenza della società. Ricordiamo l'anno scorso che Lombardi ha venduto il pacchetto di maggioranza a tal avvocato Tiglia, chiamiamolo avvocato romano, il quale non dava garanzie
di solidità, visto quello che era successo lo scorso anno a Matera, con il scusate, a Martina, con il fallimento del Martina. Quindi, dopo una serie di traversie che hanno accompagnato tutta l'estate scorsa e il calciomercato e parte dell'autunno, si è venduto con l'entrata e l'uscita di soci di maggioranza, di minoranza, direttori sportivi, consulenti di mercato. Si è finalmente arrivati all'acquisizione del pacchetto di maggioranza da parte di D'Agostino, il quale presidente D'Agostino, chiedendo lacrime, sudore e sacrifici ai tifosi, ha diciamo snellito la rosa nel calciomercato di gennaio, ha confermato la fiducia a Tedesco, il quale ha fatto personalmente un autentico miracolo. Non solo ha ottenuto la salvezza, che era l'obiettivo principale e importante dall'inizio del campionato, e addirittura ha centrato i playoff con il nono posto. Ci sono state sicuramente delle incomprensioni o delle vedute d'opinione, quindi delle vedute diverse tra Tedesco e il presidente D'Agostino, e dopo la partita di Catanzaro la scorsa settimana D'Agostino ha deciso di esonerare Tedesco, al quale, ripeto, sono andati tutti i ringraziamenti per l'ottimo e importante campionato svolto. Sono stati valorizzati calciatori come Ramos, come Colli, Magnino, sono stati diciamo delle felici scoperte o delle conferme: Corrado, Rajic, che rimane una colonna, Ginestra, Rainone, Lorenzini, calciatori che comunque hanno ben figurato e che oggi rappresentano un patrimonio per l'intera città di Caserta, e un patrimonio da cui ripartire per far sì che il prossimo anno la Casertana, con l'ingresso di nuovi sponsor, si parla della Ferrarelle, per affrontare un campionato di più di salvezza e di tranquillità maggiore rispetto a quella di quest'anno. Il vero nodo non rimane tanto il prossimo anno, ma rimane quello che può succedere a livello comunale con i fondi che devono arrivare per le Universiadi del 2019, che vedranno la partecipazione appunto di Caserta con lo Stadio Pinto, e quindi con il rifacimento si parla appunto delle tribune e dei distinti, e con il rifacimento del tappeto in erba sintetica, che faranno sì che tanti investitori importanti potranno affiancarsi, potranno entrare nella Casertana e potranno permettere, in un futuro non tanto lontano, di sognare quel famoso salto di categoria che a Caserta manca da lontano 91-92, con la seconda e storica promozione in Serie B. Non aggiungerei altro se non rimandarvi alla prossima settimana per seguire l'evoluzione, quindi l'evolversi dei playoff e dei playout, e non mi resta altro che rifare in bocca al lupo a Quotidiano, per cui diciamo si collabora, prima pagina italiana, e al collega avvocato Antonio Gaudiano e a tutto lo staff che gestisce questo rinnovato e ritrovato quotidiano online. Da parte di Antonio Grimaldi, un saluto, alla prossima settimana.